Una decisione inaspettata, quella del Consiglio dei Ministri, che ha nominato il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, commissario per il progetto della depurazione del Garda. Una vicenda che si trascina ormai da anni, quella del sito, in capo ad Ato Brescia, del depuratore, in cui trattare i reflui dei paesi del Garda bresciano. Non pensavo mai che la cosa potesse poi evolversi in questa direzione. Il mio è un commissariamento straordinario, quindi non è un commissariamento ad acta, però deve avere un taglio squisitamente tecnico. Il mio compito è dare attuazione a un progetto che è importantissimo per la comunità nazionale, non soltanto per quella locale delle due sponde del Garda o delle tre sponde del Garda, ma deve essere tenuto conto che questo è un progetto di levatura nazionale. Non posso dire, facendo un paragone, ma prendetemi con le molle, un po' come il ponte di Genova, tra virgolette. Si tratta di un'opera di 220 milioni di euro e passa, deve essere fatta quindi in tempi con costi minimi, cioè non bisogna sforare le spese di budget, in tempi molto brevi, perché qui sono passati dal 2007 14 anni, bisogna tutelare l'ambiente. E questo è lo scopo fondamentale. La scelta di Palazzo Chigi sottolinea il fallimento della politica. Secondo Imma Lascialfari, la presidente dell'Associazione Ambiente Futuro Lombardia, esprime grande stima per il prefetto Visconti, da sempre attento alle tematiche ambientali, e si dice certa che Sua Eccellenza opererà nel bene dei cittadini. Sul tavolo diverse ipotesi per l'impianto di depurazione in questi anni, da Gavardo a Montichiari e recentemente anche Lonato. Ma la questione ora stava diventando troppo politica, da qui la scelta di un commissario.